Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi ti farò vedere questo esercizio che hai appena ascoltato, che è tratto dal metodo didattico sullo SLAP di Alex Sklarevsky. È quasi impronunciabile, ma ce l'abbiamo fatta. Secondo me è uno dei migliori metodi che ci sono sullo SLAP, anche se è abbastanza datato. Veniamo proprio al giro armonico. Allora, noi abbiamo una battuta intera di Do che viene suddivisa ad ottave. 1, 2, 3, 4, tasto 3, corda di La, e tasto 5, corda di Sol. Il Do viene sempre suonato pollice e poi strappato. 1, ok? 1, 2, 3, 4, seconda battuta. Metto ancora un Do, 1, poi vado sul La vuoto con la sua ottava. Attenzione alla diteggiatura, io consiglio il dito 2 perché così abbiamo l'1 che può andare sul Si bemolle che viene dopo, quindi La, Si bemolle, Si naturale, e il Do su cui atterriamo è l'1 del giro dopo, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e riparte. Nel video didattico, quello originale, o anche sulla trascrizione cartacea, si consiglia di suonarlo sia a note lunghe che a note stoppate. Sentite la differenza. Note lunghe e note stoppate. Studiare le note lunghe serve fondamentalmente per migliorare il suono di pollice strappato, mantenere, colpire bene, avere un buon suono di base. Mentre invece poi più musicali, secondo me, sono le note strappate. Infatti gli esercizi seguenti li vedremo con le note staccate. Quindi sono quelle con il pallino sopra. Il secondo step è modificare la ritmica di questo giro armonico. Quindi sul primo quarto, ad esempio, metto questa figurazione ritmica che è sedicesimo, sedicesimo, ottavo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anzi, mette ancora un'altra variazione ritmica anche sul Si bemolle, se non sbaglio. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Anche questo esercitatevi lenti e poi potete portarlo a una velocità molto, molto alta comunque. Ok? Con una batteria oppure un metronomo. Il terzo step è quello musicalmente meno valido, però vi serve per allenare il rimbalzo del pollice. Infatti mette dei sedicesimi, 4. Ok, abbastanza intuitivo. Poi quello finale che avete sentito all'inizio del video invece va a mischiare un pochettino di ritmiche. La prima è il ta-ta-ata, sedicesimo, ottavo e sedicesimo, legata sul secondo quarto al ta-ta-ta, quindi sedicesimo, sedicesimo, ottavo. Tutte e due insieme suonano così. 3 e 4. Okay, prima battuta, ta 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 ta, e 4. Seconda battuta, quindi 4 sedicesimi sul Do, ottavo normale sul La, poi sul Si bemolle basso, poi due acuti, quindi ta 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 sarebbe. Poi sul Si naturale, sedicesimo, sedicesimo e ottavo. Quindi tamb, strappato e di nuovo tamb. Messi insieme. E poi ripartiamo
dalla prima battuta. Benissimo, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, metti un mi piace se ti interessa avere qualche altro video, scrivimi nei commenti qualche suggerimento, qualche consiglio per potermi migliorare. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo.